Oggi ragazzi l'obiettivo è quello della riuscita dello sciopero in tutta Italia. Presidio e corteo questa mattina nella zona industriale di Pesaro, dove un centinaio di manifestanti ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore dei metalmeccanici, indetto per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Vogliono togliere i diritti che abbiamo conquistato negli anni, come i permessi, le riduzioni d'orario. Vogliono togliere gli scatti d'anzianità, vogliono togliere tutti quei diritti che abbiamo conquistato e che ci permettono ancora di avere una dignità nel lavoro. Ci sono stati ben 6 mesi di trattative. Sì, 6 mesi di trattative che però fino ad oggi hanno portato a un nulla di fatto, perché Federmeccanica, rispetto alle richieste economiche, ma non solo, anche sulla parte normativa, è schierata per un no assoluto sulle rivendicazioni della piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL, mettendo sul piatto questioni che riguardano il settore, la crisi del settore, ma sappiamo che non è così, e noi partiamo da un presupposto che vale per il contratto dei metalmeccanici, ma vale per tutti. Se non c'è un aumento degli stipendi, il paese non si riprende, i consumi non si riprendono, quindi non si può far pagare il prezzo della crisi esclusivamente ai lavoratori. Era da anni che i sindacati non proclamavano uno sciopero unitariamente e i lavoratori sono giunti da tutta la provincia, anche a bordo di pullman, per manifestare le loro richieste e le tante preoccupazioni. Poi, con striscioni e vessilli in mano e sotto il controllo delle forze dell'ordine, hanno dato vita a un corteo, passando per Via della Meccanica e provocando rallentamenti al traffico, ma senza incidenti. Questo è lo spirito delle persone che sono oggi qua a manifestare, quello di richiedere un rinnovo del contratto, e insieme alla protesta che oggi esprimiamo avremo anche le proposte per provare a risolvere questo tipo di problema. Presidi e manifestazioni si sono svolti in tutta la regione, come davanti alla sede di Confindustria ad Ancona, a Macerata, ad Ascoli Piceno e nella zona industriale di Montegiorgio in provincia di Fermo. Abbiamo notizie di tutte le fabbriche delle province, a partire dalla Benelli Armi, grosse fabbriche, Profiglas, dove lo sciopero, che è articolato in 3 turni, quindi sciopereranno all'interno della fabbrica, stanno aderendo massicciamente. Si vuole portare i lavoratori a contrattare ognuno azienda per azienda. Nel pesarese il 78% delle aziende sono sotto 5 dipendenti. No alla politica e sì alla trattativa con i lavoratori alla pari, dove ci si confronta e si trovano delle soluzioni condivise.